Gelati, torte, bicchierini, sorbetti, dolci, granite. Da un paio di settimane Buone Bio Gelato ha cambiato sede. Non più in via Caffarelli davanti al Conad Arena, ma in via Marconi, di fronte al centro Marconi, in uno spazio storico nel cuore dei faentini per quanto riguarda la gelateria. Non è cambiato, tuttavia, il cuore pulsante di Buone Bio, l'offerta che in questi anni ha attirato l'attenzione di molti faentini. Materie prime locali, frutta fresca, prodotti bio e la curiosità di indagare gusti particolari per valorizzare i prodotti del territorio. Accanto ai gusti più classici è infatti possibile trovare dolci preparati con lavanda, basilico, kiwi, squacquerone o fichi caramellati. Sono 5 anni che è nata questa nostra attività e il lavoro continuava ad aumentare. Il locale che avevamo prima in realtà non era un vero locale, era proprio un chiosco piccolino molto simpatico. E non riuscivamo più a starci, non ci conteneva più, abbiamo dovuto fare questa scelta, molto felice e siamo qua. Qual è appunto la base della vostra gelateria? La base, in realtà in gelateria si parla proprio di base di gelato, quindi è il termine più appropriato. Noi facciamo un gelato fresco, genuino, partiamo dal latte biologico, cerchiamo di limitare l'uso dei semilavorati industriali per offrire un prodotto che si caratterizza rispetto all'offerta attorno a noi e poi frutta fresca del territorio, prodotti biologici, le cose molto semplici come una volta. Non solo gelato. Assolutamente non solo gelato, ma soprattutto granite alla siciliana, che sono delle granite con una grana molto molto fine, un cristallo di ghiaccio molto sottile che si scioglie in bocca e che non prevede l'uso di sciroppi di zucchero colorati, ma semplicemente di frutta fresca, di stagione del territorio. C'è un ricco banco frigo pieno di torte di vari tipi. In realtà più che banco frigo è un banco freezer, perché in vetrina si parla sempre di temperature negative. Noi lavoriamo con tutto quello che va sotto lo zero, diciamo. Facciamo noi una vasta produzione di torte gelato, semifreddi, monoporzioni, bicchierini e su ordinazione cerchiamo di offrire anche prodotti per intolleranti al lattosio, quindi prodotti vegani dove si evita l'uso del latte e della panna. Avete avuto la fortuna che la nuova vostra location è un luogo storico per Faenza, per la gelateria. Siamo stati veramente molto fortunati, perché a volte nella vita le cose non succedono per caso e il destino ha voluto che si liberasse, diciamo, questo locale, che è un locale che ha 30 anni di attività nel settore gelateria. Ecco appunto, quindi come hanno reagito un po' i clienti storici del locale e i vostri clienti alla notizia di questo trasferimento? Ma principalmente stupore, perché il locale è meraviglioso e nessuno, nemmeno noi, ci aspettavamo di riuscire ad arrivare in un posto così del cuore per il faentino medio, diciamo. Stupore e meraviglia, tutti molto contenti, anche i clienti che non ci conoscevano stanno imparando a conoscerci e noi speriamo ad apprezzarci. State organizzando anche qualcosa un po' di particolare in previsione appunto delle festività natalizie? Sì, stiamo cercando di organizzare una giornata dedicata proprio alla presentazione del Natale, dove allestiremo il nostro Dehors e dove prepareremo delle specialità legate al Natale, che saranno dei tronchetti, dei panettoni ripieni e quindi una vetrina di gelateria che possa rivisitare dei prodotti legati proprio alle festività natalizie. È 5 anni che avete avviato la vostra attività, come è cambiato un po' l'attività in questi 5 anni? Sicuramente sono arrivati nuovi dipendenti, nuovi ragazzi che ci hanno aiutato e hanno collaborato con noi alla riuscita di questo locale, che è nato, eravamo veramente molto piccoli, eravamo un chioschetto e poi man mano, stagione dopo stagione, ragazzi stagionali, soprattutto universitari, venivano ad aiutarci fino ad arrivare ad oggi, dove siamo 3 dipendenti fissi e poi aumentiamo nella stagione estiva. Perché appunto la decisione di aprire una gelateria? Che bella domanda questa. Io ho sempre avuto la passione fin da piccolina legata alla cucina e sono diventata vegetariana all'età di 14 anni e ho sempre cercato delle alternative vegetali più sane per quanto riguardasse la mia alimentazione. In un periodo sono stata anche vegana, poi dopo sono arrivati i bambini e sono ritornata, diciamo, sulla via classica del vegetarianesimo. Da qui ho incominciato a esplorare dei dolci più leggeri, legati alla tradizione, ma che comunque coniugassero anche la scelta del senza latte
e man mano è venuto naturale anche l'appassionarsi alla gelateria. Nel frattempo ho preso una laurea in tecniche erboristiche, quindi ho cercato in questo lavoro che mi sono poi creata nel tempo di coniugare tutte le mie varie passioni, e infatti per me più che un lavoro è diventato un divertimento, perché io quando vengo a lavorare mi diverto tantissimo. Questo è l'augurio che io lancio a tutti, di trovare un lavoro che possa essere una passione.